credo di essere una persona in ascolto, in ricerca, ex insicura che cerca di essere più sicura, entusiasta, empatica, un po' melò, appassionata, gentile e che ama molto connettere le persone e fare in modo che ognuno possa far emergere il proprio talento. La passione cinematografica si è accostata sempre ad altre passioni. Sono stati poi gli incontri che l'hanno fatta diventare una passione che si è tradotta in lavoro. Mi occupo della direzione artistica, delle giornate degli autori, che è la sezione indipendente del Festival di Venezia. Essendo le giornate anche l'espressione delle due associazioni degli autori, cioè l'ANAC e i 100 autori, degli autori italiani, chiaramente per me è molto importante dar risalto ai film italiani. L'italianità credo che la metto senza rendermene conto, nel senso che chiaramente l'italianità informa tutto quello che faccio, perché da italiana ho un background che è il background di una donna nata in Italia, cresciuta in Italia, che ha studiato in Italia e che quindi ha un DNA, no? Che poi metto nelle scelte che faccio. Questo non è una cosa alla quale penso. Poi invece quello a cui penso è fare il possibile per dare risalto alla produzione italiana. Le giornate degli autori sono una realtà internazionale e quindi per me è molto importante che dall'Italia, chiaramente perché a Venezia, parta uno sguardo invece verso l'esterno e verso l'estero. Cerco e mi auguro di trovare dei film che sappiano raccontare un mondo interiore, un mondo politico, in modo vero, in modo autentico, un po' più indipendente, radicale anche. Non cerco tanto, trovo. Il mio atteggiamento nei confronti dei film e di questo lavoro è quello di essere curiosa e di essere sorpresa. Sono i film che guidano, anche perché sono gli artisti che ci guidano. A noi sta cercare di capire che strada ci indicano e cercare di raggrupparli, ma è sicuramente la cosa a cui sono più interessata è sentire una voce originale.